Ecco qua, adesso stiamo registrando. Di nuovo benvenuti a tutte. Tolgo il suono dal telefono, così ecco, non ci disturba. Sì, l'Achillea, non so se è una pianta, io l'ho scoperta quando sono venuta qui, anche perché, vabbè, ho iniziato un pochino di più ad andare in giro per i campi, così cosa che quando ero a Rimini facevo molto meno. Ed è una roba a cui non prestiamo attenzione perché sembra una qualunque, non voglio dire erbaccia, però insomma una pianta qualunque. E invece è una pianta con un po' di proprietà. Allora, devi fare la presentazione, appunto. Voi l'avete usata, vero? Qualcuno di voi? Perché Caterina scrive, l'ha usata come olio essenziale, però forse qualcun altro sì, l'ha provato, chiaro com. Questo ve lo Oh, provo. io l'ho provato. Anche la Steffi, forse. Allora, arriva così, in una scatolina, cioè non è un olio come gli altri, gli hanno messo proprio il blu, l'oro, e questo è un po' il disegno, no, dell'Achillea Oyaro. E quando arriva non ha già, io qui ho quello nuovo perché quell'altro l'ho usato per fare una miscela, quello che mi era rimasto. Arriva così con un tappino normale, quindi poi noi dobbiamo mettere, adesso se esce, il contagocce da soli. Ed è carino anche perché poi queste boccettine da 30 ml con il contagocce si possono riutilizzare in tanti modi, ed è proprio, adesso non lo metto perché so che farei tutto blu intorno, però è proprio, non so se si vede, è proprio blu 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 molto intenso. Adesso nel mio dito qui non si vede, ma se io provo a mettermelo sul viso, per esempio, si vedrà subito che è proprio tanto blu. In effetti ci sono, ecco, adesso si vede forse. Ci sono delle tisane, adesso me lo metto qua sotto così vedete che adesso è blu, però dopo non lo sarà più. Ci sono delle tisane che quando le facciamo sono blu, se poi ci mettiamo tipo il limone dentro così cambiano colore, perché gli stiamo cambiando il pH. Ed è penso, una di queste tisane che hanno l'Achillea dentro. Ce ne sono anche altre che sono blu, anche la camomilla rimane blu volendo. Certi tipi di camomilla. Allora, adesso vado ad aprire la presentazione. No, ho sbagliato. Prima devo condividere lo schermo. Eccolo qua. Vedete tutti? Sì? Ok. L'ho chiamata così, l'olio blu, perché vedo che ci sono delle persone che mi scrivono, quindi io sì, perché io uso l'olio blu ed è questo qui, Yarrow Pom. E sapete che Yarrow è il nome in inglese dell'Achillea e Pom è pomegranate, quindi la melagrana. La melagrana dove sono? Ok, quindi l'Achillea è un olio essenziale. E la melagrana invece è un olio vegetale, quindi è in pratica una miscela in cui c'è l'olio essenziale di Achillea diluito con un olio vettore, che in questo caso non è l'olio di cocco o qualunque altro che vogliamo usare, ma è l'olio di melagrana e l'hanno scelto non a caso. Hanno delle proprietà in comune. Mi ricordo che il dottor Hill, quando c'è stata la presentazione di questa cosa, ha proprio detto che sono due oli che si potenziano a vicenda. Perché se voi guardate le prime due caratteristiche, si vede bene, lo devo fare un pochino più grande. Vis, magari così, mi sa che sia. Vediamo cosa succede. Succede niente. È uguale a prima. È uguale a prima, c'è un modo per cui io riesco a farvi vedere. No, non era quello che volevo. Ah, non lo so. Secondo me se sposti la parte di destra si apre. Cioè così, dici? Sì, Ah, no. ok. Boh.
Comunque, l'importante è che voi riusciate a leggere, perché non so se è piccolo. Io vedo, io riesco a vedere bene. Ok. E poi ognuno lo può ingrandire sul suo schermo, comunque, eventualmente. Ah, ok. Ok, perché sì, mi sono sbagliata ed è venuto come foto e quindi la dimensione non è quella grande della presentazione, è quadrata, ma vabbè. Comunque vedete che le prime due caratteristiche sono le stesse, lenitive e riparatrice, entrambi. Poi è rigenerante, riequilibrante, ha delle, come tutti gli oli essenziali, degli aspetti che riguardano le emozioni, degli effetti sulle emozioni, e in questo caso io ho scritto favorisce l'ascolto, ma l'ascolto soprattutto di se stessi. E poi l'olio vegetale di melagrana ha effetti anche sul metabolismo. Infatti, se volete poi vi do la ricetta, c'è questa ricetta con la base di Yarrow Palm, che si chiama Skinny Jeans, l'abbiamo nominata qualche settimana fa, o forse la volta scorsa, non mi ricordo. Allora, no, così, ecco, così, l'ho mossa giusta? Sì. E questa è una slide della convention a cui è stato presentato Yarrow Palm. E vedete che ha delle caratteristiche simili a un altro olio blu, che è Blue Tansy, e ha questi componenti che sono in comune. Il componente blu è il camazulene. Camazulene viene cam dalla camomilla, chamomile in inglese, e azulene dal colore azzurro proprio. Perché in realtà tipo il Blue Tansy è una forma della famiglia, una pianta della famiglia delle camomille. Se voi guardate però la concentrazione di questi componenti che hanno in comune è leggermente diversa. Quindi sabinene è più alto in Blue Tansy, camazulene è più alto nello yarrow, quindi nell'achillea, il bipinene, il betapinene è più alto qui. Questo vuol dire che comunque hanno, dal punto di vista dell'applicazione topica e quindi di quello che possono fare per la nostra pelle, hanno caratteristiche simili. Quindi entrambi vanno assolutamente benissimo da usare per la cura della pelle. Se voi siete di queste persone a cui piace fare le proprie miscele, così potete tranquillamente preparare un siero in cui avete questi due, un po' di immortello, salubel, gli oli che preferite per la cura della vostra pelle. Però la differenza qual è? La differenza è che Yarrow Palm, a differenza di Blue Tansy, si può prendere internamente. Blue Tansy non si può, è solo per l'uso topico e aromatico. Invece Yarrow Palm si può usare anche per via interna. Da dove viene? No, allora, in inglese appunto è Yarrow e anche lui ha una sua... cioè il nome ha una sua radice, diciamo, e un suo significato, no? Come sempre quando si danno i nomi alle piante. In italiano Achillea, che poi è il nome latino, dato da Linneo, che era questo studioso di piante nel Rinascimento, credo, lui ha dato a questa pianta il nome di Achillea perché sembra che fosse usata da Achille per cicatrizzare le ferite sue e dei suoi soldati riportate in battaglia. Achille, eroe greco di cui parla l'Iliade, no? In realtà l'Iliade non nomina l'Achille, anche perché ancora la pianta si chiamava in un altro modo, quindi parla semplicemente di una pianta amara che Achille aveva usato per cicatrizzare le ferite. Probabilmente in quel caso si riferiva alle foglie. Per cui anche se voi incontrate questa pianta, adesso non so qui se si vede bene,
Però questa cosa qui che sembra adesso tutto verde, però guardandola più da vicino, vedete, sono tantissime foglioline separate che formano questa foglia. E quindi Achillea mille foglie è il nome in realtà, no? E sono proprio le foglie che hanno questa capacità cicatrizzante, per cui se voi siete in giro, una gita, qualcosa, qualcuno ha un graffio, potete ridurre in poltiglia le foglioline, anche masticandole se non abbiamo nient'altro, e metterle sulla ferita, e lei pare che cicatrizzi. Io ho sempre gli oli dietro, quindi ho usato quelli. Però ho letto che si può tranquillamente usare anche la pianta, e gli antichi usavano proprio le foglie di questa pianta. Un'altra pianta simile che possiamo usare per quella è la piantaggine. Non so se avete presente quale sia. Anche questa è un'erba di queste infestanti che crescono ovunque. E anche quella masticata e ridotta in poltiglia veniva usata dai pastori, da queste persone che stavano lunghi periodi sui pascoli, insomma, fuori da casa, quando avevano bisogno di cicatrizzare le ferite. Quindi ecco, è sicuramente una pianta che è stata usata da tanto tempo, e sembra anche che quando no, si sono andati a scoprire, a colonizzare nuovi territori, abbiano portato in tasca, o in queste borsine, ho letto in tasca, ma insomma probabilmente avranno avuto anche dei contenitori, i semi di questa pianta, per cui si trova in tutto il mondo perché era considerata una pianta officinale, medicinale, per cui veniva proprio, no, coltivata all'epoca, insomma, volontariamente, ecco, non era un'erbaccia che cresceva così. Poi sappiamo, no, che la chimica ha preso un pochino il sopravvento, e quindi no, tutto quello che era anche questo tipo di saggezza popolare, di uso delle piante che le persone facevano normalmente, è un pochino così passata in disuso. Però invece in antichità era tanto tanto considerata. E non so se avete letto quella poesia che ho mandato, in cui proprio si diceva no, vorrei usare, colgo l'Achillea perché le mie parole siano più amabili, no? Quindi anche per lavorare tantissimo sulle emozioni, sulla comunicazione. Per cui era una pianta veramente considerata tanto importante. Qui vi metto invece un'altra citazione. Chi è lui lì? Vi ricordate questo film? Sì. Alessandra sorride, a parte Brad Pitt che fa sempre questa figura. La storia di, non mi ricordo più il titolo, quel nasceva vecchio e tornava bambino. Esatto, lo strano caso di Benjamin Button. Esattamente. E appunto lui era qui in realtà giovane, e poi man mano che invecchiava, cioè, ha fatto una vita al contrario, no? Perché ve l'ho messo? Perché è un po' l'effetto che ci fa Yarrow Pom. Bello, no? Ci aiuta a fermare l'invecchiamento, diciamo così. Ci fa questo effetto Benjamin Button, non so se sono autorizzata a dire proprio così, ma insomma è un po' quello che dicono, no? Del momento in cui questo è uscito alla convention, le persone hanno notato che la loro pelle, per esempio, stava cambiando in meglio, eccetera. E da dove viene questa cosa? Viene da questo componente qua, il cammazzulene, questo famoso componente che fa l'olio blu. E qui dobbiamo aprire un capitolo che riguarda i radicali liberi. Ne avete sentito parlare? Sì. Sì. Potete aiutarmi a dare una definizione? Cosa sono i radicali liberi? Perché abbiamo tutte queste creme che combattono i radicali liberi, ci sono tante cose, no? Ci dicono questo per combattere i radicali liberi. Sì, sì, lo prendiamo perché ci fa bene. Però
È un processo di ossidazione della cellula che genera uno scarto, il quale, non avendo, se non ricordo male, sto andando un po' a memoria, e non sono una chimica, meno non avendo, rimane un aggancio libero, diciamo, e quindi si aggancia in modo anomalo alle cellule. Esatto, sì, è proprio così. Praticamente, hai detto bene, il nostro corpo è fatto di organi, gli organi sono fatti di cellule, queste cellule sono fatte di atomi. Per quello che mi ricordo dai tempi del liceo, che ormai sono passati un po' di anni, questi atomi si collegano l'uno con l'altro, no? Ce ne sono alcuni che sono spaiati, diciamo così. Allora cosa succede? Che siccome in natura tutto tende a trovare un equilibrio, loro vanno a disturbare le altre cellule per cercare quello che gli manca. Cosa succede? Che facendo questo è un processo che avviene in presenza di ossigeno. Siccome noi viviamo in presenza di ossigeno, perché se no non saremmo qui, ad ogni respiro, in realtà, stiamo innescando questo processo. Possiamo fare a meno di respirare? No. E che cosa possiamo fare dunque? Possiamo cercare di usare gli antiossidanti. Gli antiossidanti sono spesso presenti nella frutta e verdura, e sono sempre presenti nella frutta e verdura, però spesso non è sufficiente, no? Perché è un po' per il discorso che facciamo spesso sugli integratori, no? Che è difficile attraverso l'alimentazione prendere tutto quello di cui abbiamo bisogno, tra cui anche una quantità di antiossidanti, perché poi dovremo mangiare tanto più crudo. Questo fatto di cellule che un po' alla volta vengono rovinate, attaccate, questo è questo famoso processo ossidativo da ossigeno. E quindi si creano, però cosa succede? Che se quella ne dà via qualcuno, poi dopo rimane lei in squilibrio, no? Per cui è una reazione a catena che rischia di non fermarsi mai e porta a un invecchiamento del nostro corpo in generale. Il famoso camazzulene ha proprietà antiossidanti, non è l'unico. Un altro olio essenziale che ha grandi proprietà antiossidanti è per esempio clove. Infatti è clove perché diciamo che per esempio il DDR Prime lavora sul rinnovo cellulare, perché DDR Prime contiene clove, che è uno degli oli essenziali con maggiore potere antiossidante. Per cui possiamo tranquillamente usare Yarrow Palm e DDR Prime insieme per questo effetto. Frutta e verdura, ce l'hanno, i mirtilli sono tra i frutti che hanno maggiore potere antiossidante. Ci sono delle tabelle che si possono trovare online in cui vediamo quali sono i tipi di alimenti che ce l'hanno di più. E che quindi possiamo inserire nella nostra dieta, perché sicuramente tutto contribuisce. Però, appunto, il camazzulene e quindi Yarrow Palm e quindi sicuramente anche il clove, siccome hanno queste proprietà antiossidanti, possono essere assolutamente utili per proteggere le nostre cellule. Qualche altra parola sull'olio di melagrana. Perché abbiamo detto che è un olio vettore, ma ha delle sue proprietà, altrimenti avrebbero messo un altro olio, no? Invece sono doTERRA, sapete che è sempre molto attenta in queste cose, quindi hanno scelto specificatamente l'olio di melagrana. Tra l'altro ho visto che in America, perché purtroppo noi arriviamo sempre un pochino dopo, però hanno iniziato a vendere altre cose. Adesso, per esempio, avevano il burro di karité. Per cui un pochino alla volta penso che forse aggiungeranno anche queste cose, no? Nel catalogo, però vediamo, insomma, per quello che abbiamo in questo momento.
PSO Pomegranate Seed Oil, faccio anche questo un pochettino più grande, quindi olio di semi di melagrano, viene estratto a freddo. Ora, noi come italiani, svizzeri qualcuno, ma sicuramente a conoscenza di questa cosa, sappiamo, no, che anche l'olio d'oliva, extravergine di oliva estratto a freddo, è migliore, perché non viene, no, non viene modificato niente, è più puro. E quindi ecco, questo olio che loro hanno scelto, che è dentro Yarrow Palm, è anche lui spremuto a freddo ed è ricco di questi due acidi, acido punico e acido linoleico, e questi sono dei grassi buoni, che fanno bene ai nostri organi, quali come per esempio il fegato e il pancreas, e quindi è un olio che in questo senso supporta tutti i processi metabolici e anche soprattutto il metabolismo dei grassi, quindi trasporto lipidico e metabolismo, cioè loro lì trasportano i grassi dove devono andare. Questo è quello che il team scientifico di doTERRA, che sapete è sempre dietro a ogni cosa che noi usiamo, niente è stato fatto a caso, hanno un comitato scientifico importante. Non so se avete visto che anche adesso, per esempio, in questo periodo con il virus, eccetera, avevano questo medico che è un virologo, che dava delle informazioni, no? Quindi lavorano assolutamente strettamente a contatto con la scienza, con la medicina, con tutte le scoperte, le ricerche più avanzate, le fanno loro stessi e collaborano con altri. E loro dicono che questo duo, quindi melagrana e achillea, regola i fattori protettivi di trascrizione del corpo, cioè protegge il corpo, diciamo, e attiva le proteine che proteggono la pelle, inibendo gli enzimi che degradano l'elasticità del collagene, cioè l'invecchiamento. Quindi è il motivo per cui questo possiamo usarlo come siero, perché fa tanto tanto bene per la pelle. In altre parole, cosa vuol dire questa roba? Vuol dire che ci aiuta a ritardare l'invecchiamento, ci aiuta a rassodare, ci aiuta ad avere una pelle liscia e luminosa, a lavorare sui segni dell'età, ma anche eventualmente, no, impurità, problemi che può avere la pelle anche giovane, e aiuta molto anche dal punto di vista emotivo. Siete voi queste qui? I want it now. Lo voglio subito adesso. Questo è Willy Wonka. Okay. È un po' natalizio, però insomma ci stava. Allora, vediamo quali sono i benefici. Prima di tutto per la pelle. Abbiamo detto, o come si può usare? Abbiamo detto che aiuta appunto a renderla luminosa, ma come? Prima di tutto la pelle va pulita. Mi ricordo che l'anno scorso Paola ci insegnavi che quando la pelle è pulita assorbe di più tutte le cose, giusto? Abbiamo delle estetiste qua, quindi confermatemi questa cosa. Non ti sentiamo. Sì, appunto, ero muta. sì, giusto, è importantissimo. Anche se non ci si trucca, è importante sempre fare la detersione. Mm-hmm. Per avere, sì, si okay. Parte da lì. Una buona base è quella. Una buona base. E sapete che il mio preferito tra i prodotti che doTERRA è sempre Verage, e quindi si può usare tranquillamente, c'è un detergente, quindi si può usare quello per lavare il viso, e poi si può mettere il tonico. Perché è importante il tonico? Riequilibra il pH che vai a, quando vai a detergere la pelle, lo altri, e poi così si riequilibra sempre. Anche a me piacciono quelli della Verace, sono buoni, non so se li avete provati, ma vale la pena provarli. Vale la pena. Aspetta, che ha parlato qualcuno, ma non ho Alexandra. Sentito chi era. Uso solo quelli. Solo dopo quelli. Brava. Sì, sono molto buoni.
Io non lo sapevo questa cosa che il tonico serve per riequilibrare il pH, vedi? C'è sempre qualcosa. Sapevo che no, ma mi aiuta a richiudere i pori, queste cose qua, però non sapevo. No. Bene, grazie. Poi possiamo, sapete che la linea Verage ha un siero? Possiamo aggiungere Yarrow Pom al siero Verage, a un siero che abbiamo fatto noi mettendoci dentro Yarrow Pom, o anche semplicemente usare Yarrow Pom da solo com'è, molti lo usano anche da solo com'è, oppure possiamo anche diluirlo ancora un po'. Io lo trovo abbastanza denso, sì. Quindi io normalmente lo diluisco con la crema. Però ecco. Io ci ho messo l'olio di jojoba. Per diluirlo proprio dentro la boccetta qua? Sì, ho usato metà perché anche a me piace cambiare, quindi un po' nella crema o nel siero o anche così, ma così è troppo denso. E lo metto a un certo punto, quando è a metà, ci metto l'olio di jojoba. Sì. Grazie, sì, buona idea. Sì, c'è un'infinità di... ci sono un'infinità di possibilità. Esatto, infatti ci possiamo sbizzarrire anche per trovare quello che va meglio per noi anche in quel momento, no? Io quando ho iniziato a usarlo era l'anno scorso in estate, quando era uscito, ed era caldo, per cui di giorno era un pochino troppo. Mm-hmm. E allora lo usavo alla sera. Poi, quando la stagione è cambiata, poi sono venuto in Norvegia, eccetera, adesso va bene che in estate bene, sì. Dopo si può usare anche al mattino, insomma, ecco così, quindi adesso vedremo cosa succede, però ero proprio all'inizio, quindi ancora non avevo sperimentato come diluirlo, come aggiungerlo ad altre cose, eccetera, però sì, io da solo lo trovo un pochino denso. Però se abbiamo qualche cosa, non so, una macchia, qualche cosa su cui vogliamo lavorare, lo possiamo mettere anche puro così com'è, proprio su quel punto. Lo possiamo anche mettere occhiaie o borse sotto gli occhi. Ecco, a me adesso servirebbe, ad esempio, il mio marito russo, la notte scorsa è stata dura. E quindi, ecco, io questa sera l'ho aperto con voi, l'altro l'avevo finito, quindi non l'avevo, ho usato l'altro siero questa mattina, però sicuramente se mi aspetta una notte ancora così, domani ce l'avrò. E appunto, quindi direttamente su sedie dell'età o su dove vogliamo lavorare o sulle borse così, e quindi lì si può applicare proprio immediatamente, e se no lo possiamo appunto diluire. E va molto bene per la pelle secca proprio per questa caratteristica dell'olio di melograno, perché insieme aiutano, proprio abbiamo visto, e stimolano la produzione di collagene, quindi pelle che avanza tende ad essere un pochettino più secca, sicuramente è un aiuto. Lo dico perché me l'hanno chiesto spesso, che oli uso per la pelle secca, e questo è sicuramente una buona soluzione, perché alcuni oli tendono a seccare. La melaleuca, ad esempio, che va benissimo per la pelle, però tende a seccare. Per cui se abbiamo già la pelle secca di natura, è importante, no, che li usiamo con qualche cosa di nutriente. E in questo caso c'è già una base che è nutriente di suo. E vedete qui che, ecco, qui viene consigliato, normalmente là c'è sempre quando c'è topico e interno. Qui non c'è perché in realtà non ha un aroma particolare. Avete notato, cioè, leggermente, però non è di questi oli che mettiamo nel diffusore, Yarrow Pom, anche perché appunto c'è questa presenza importante dell'olio di melagrano. Quindi uso topico, uso interno, e si può usare neat, quindi così com'è puro, però lo possiamo sicuramente anche di qui. Guardo un attimo la chat perché mi sembra che se la pelle è grassa va comunque bene o è meglio usare altro? E secondo te o voi cambia se lo si assume al mattino o alla sera? Allora, qualcuno ha esperienza? Allora, se lo si assume al mattino o alla sera, secondo me non ha importanza. Non cambiano. Va bene. Poi, come dicevi tu, Elisabetta, è il periodo che fa e l'imparare a capire che cosa hai bisogno. È indifferente. Esatto. Se la pelle è grassa va comunque bene, non so se qualcuno di voi ha esperienza di questo.
Allora, sulla pelle grassa non ho provato. Sicuramente vedrei già più una melaleuca, cose così, poi dipende. Non l'ho provato però, non ho esperienza. Poi dipende che cosa vuol dire anche grassa, no? Cioè, un conto è una pelle grassa tipo di un adolescente e un conto invece magari una pelle che... Perché la pelle grassa va comunque nutrita, giusto? Cioè, non è che la possiamo... Perché più la come dire, le togliamo, più lei continua più produce, a sì, esatto. E quindi... Prova. Io penso che alla sera si potrebbe usare, magari appunto diluendolo con una crema magari idratante, no? E, cioè non pesante di suo, non so, ditemi voi se pensate... Guarda che hanno risposto. La mia pelle è mista e lo uso beneficamente, infatti. Ah, mista però, sì, ok. Mista comunque vuol dire, cioè tutti abbiamo un po' queste zone, no? Fronte, mento, naso, che tendono ad essere un pochettino più grasse. Però io adesso ormai questa età, però io ho visto che insomma anche da più giovane vedo anche Oline che comunque ha 19 anni ormai, però cioè, comunque un nutrimento glielo devi sempre dare, perché sennò la vedi che si squama e ti viene comunque il brufolo, no? Per cui io lo userei sempre, magari forse non mattina e sera se si vede che è troppo. Questo è il mio, però il mio consiglio è sempre di provare. Un'altra cosa su cui lavora è l'equilibrio ormonale e il peso. Il peso, che bello! E perché pare che questo acido, come si chiamava? CLA, acido, adesso ve lo trovo, non vorrei dirvi una cosa che... Acido linoleico coniugato, CLA, questo qui pare che abbia influenza su l'equilibrio ormonale e quindi è nel metabolismo proprio di tutto quello che è. Adesso nel metabolismo, mi fermo qui, perché sapete che non possiamo dire troppi dettagli, però quello che molti hanno notato utilizzando gli Aropom internamente è stato che i vestiti cominciavano ad essere più comodi. Quindi non è che stiamo parlando di drastiche perdite di peso, però hanno visto che questa cosa funzionava. Quindi che l'achillea supporta l'equilibrio ormonale e l'olio di melagrana supporta proprio il metabolismo. Quindi insieme si aiutano anche in questo caso a vicenda e si può prendere per questo caso una goccia sulla lingua o sotto la lingua alla sera per 2 settimane, di notte, adesso di sera, non è che ci dobbiamo alzare a mezzanotte. E poi possiamo aumentare a 2 gocce. Perché? Adesso, io non lo so se voi l'avete usato per un periodo, chi l'ha usato, se l'ha usato per un periodo consistente e con costanza. Magari me lo dite. Intanto io vi racconto la mia esperienza, così se poi scrivete sulla chat, dopo la leggiamo insieme. La mia esperienza è stata, appunto, io l'ho iniziato a usare questo qui l'anno scorso in estate e è successa una cosa che mi ha ferita profondamente in quel momento, in quel periodo. E mi sono stupita di come ho reagito, no? Perché pensavo di non riuscire mai a superare questa cosa o perdonare questa persona, eccetera. E mi sono poi, insomma, l'ho usato e poi leggendo le proprietà di questo olio ho scoperto che forse è stato per questo. Quindi adesso vi leggo le caratteristiche di Aropom, dal mio solito libretto delle emozioni, e dice:
ve lo traduco, quindi perdonate se la traduzione non è perfetta. Yarrow, quindi l'Achillea, è un conduttore per la luce e crea sentimenti di sicurezza emozionale dal punto di vista emotivo ed energetico. È un olio che serve come protezione dalle influenze negative che portano via l'energia e la forza. E queste possono venire da altri, da cose che succedono e anche da forze spirituali che possono giocare un ruolo in quel momento. Quindi Yarrow, quell'Achillea, ha l'abilità di disperdere questi sentimenti di oscurità che possono portarci ansia, preoccupazioni e paure. Può anche aiutare ad armonizzare il nostro sistema energetico in seguito a una crisi o un trauma. Le sue proprietà rigenerative, di cui abbiamo parlato rispetto alla pelle, assistono nel riequilibrare chimicamente proprio, perché sapete che quando le nostre emozioni hanno degli effetti anche chimici, no? Sul nostro corpo, e aiutano a riequilibrare, a purificare e ad essere più recettivi alle influenze positive. Quindi, indipendentemente dalla ragione per cui no, ci sentiamo così, per cui siamo stati colpiti, feriti, abbiamo avuto un trauma, eccetera, può aiutarci a sentirci più forti, più protetti e più rigenerati. Ci aiuta anche a riconoscere il buio dalla luce. Ci aiuta ad aprirci, scusate, faccio entrare una persona. Ci aiuta ad aprirci all'amore e anche soprattutto quando in quei casi in cui ci si è chiusi perché ci si sente molto esposti, no? Quindi si tende a chiudersi in se stessi. Ecco, lui ci assicura che non siamo soli, che c'è la divinità, chiamatela col nome che preferite, e l'universo, il nostro essere superiore, che in qualche maniera si sta prendendo cura di noi e non siamo da soli, no? E che quindi ci aiuta nel nostro percorso, nella nostra vita. L'olio di melagrana è stato, la melagrana in sé, è stata considerata sacra in molte culture. Ed è un simbolo, considerato un simbolo della vita, della morte, dell'apprendimento, della saggezza e della fecondità. E quindi porta no, un elemento spirituale in aggiunta in tutto questo. Quindi io non so se appunto se qualcun altro l'ha sperimentato, ma io l'ho proprio vissuto su di me questa cosa, che ho sentito proprio fisicamente, emotivamente, che quello che stava succedendo alla fine sì, era una cosa brutta, ma che ci sarebbe stato no, una soluzione, che forse alla fine era una cosa per il mio bene e che era così che doveva andare in qualche maniera. Non posso dire che le cose con questa persona sono tornate come prima, però so che non mi fa male pensarci. Se qualcuno di voi ha avuto un amico, qualcuno che l'ha tradito, magari può, no? Capire un po' il tipo di sentimento che si prova in quel momento. Cioè pensi, ma allora di chi mi fido, no? Cioè, se gli amici mi fanno questo, allora non so. Ecco, se ci sentiamo così, ci sono diversi oli che possiamo usare, però possiamo usare Yarrow Palm. Però dobbiamo essere pronti al fatto che dal punto di vista emotivo questo olio apre i rubinetti.
tutti, cioè tira fuori delle cose che forse non sappiamo di avere nascosto, di avere trattenuto e che comunque agiscono, anche se noi non ne siamo consapevoli, ma in qualche maniera no. E quindi quando prendiamo questo olio internamente, dobbiamo essere pronti al fatto che forse ci verranno in mente delle cose, magari avremo dei sogni, poi ognuno lo vive, no? Nel modo così che gli serve di più, mi viene da dire. Quindi se ve la sentite, potete essere, no? Potete dire ok, sono pronta a fare questo percorso. E magari ci aiuterà anche a scoprire delle cose che ci possono essere utili, no? Per delle scelte che dobbiamo fare, eccetera. Quindi sarà interessante, se lo provate, capire no? Che effetto avrà su di voi, e se volete possiamo così tornarci magari tra un po' e condividere. Allora... iniziato a usare, ma mi causava che la pelle diventava troppo grassa. Ok, può succedere infatti a qualcuno. Forse in questo caso puoi magari usarlo internamente. L'Achillea millefoglie aiuta tanto a guarire gli strappi interiori. Già? Che bello, mi viene voglia di provarla. Dai, dai. Poi appunto raccontiamoci. Gli strappi interiori è una bella immagine. È proprio... Ok. Oh, scusate, ho letto ad alta voce. Dunque, qualcuno ha alzato la mano, però io da qui faccio fatica a vederlo, quindi parlate pure tranquillamente. Perché io da qui non vi vedo tutte quando condivido lo schermo. Però alle volte ho visto con i miei alunni che quando la mano viene alzata succede inavvertitamente. Quindi sapete che potete intervenire, raccontare quello che volete in qualunque momento. Quindi ecco, ci aiuta usare Yaropom a liberarci di tutto quello che non ci serve. Ci aiuta ad essere veramente noi stessi. Gli oli in generale ci aiutano in questa cosa. Chi di noi usa gli oli da un po', anche solo da un anno, sicuramente si è reso conto dell'effetto che hanno su di noi emotivamente, psicologicamente, e quindi possiamo usare anche gli Aeropon. Però nel mio caso è stato proprio un cammino di scoperta che è andato sicuramente avanti su diverse direzioni, però tutto l'uso degli oli, no? E mano in mano che provo un olio nuovo, poi mi rendo anche conto dell'effetto che quell'olio lì mi sta facendo. Quindi possiamo provare a lavorare in questo caso sulle emozioni che sono state più, no? Messe più in profondità, magari che non ricordiamo. Si può usare insieme a frankincense, per esempio, per questo. Si può usare insieme a copaiba, tutti questi oli che vengono dall'interno degli alberi, no? Che aiutano a trovare la propria verità, a lavorare sulle proprie radici. Quindi a lavorare su di noi prima di fare qualcosa. Se vi è venuto voglia di provare Yaropom, io vi consiglio di stare molto attenti a questa convention che ci sarà giovedì, perché secondo me arriverà questa, che è uno spray per il corpo. Questo è quello che abbiamo adesso. E poi ci sono degli integratori. Adesso vediamo che cosa sono. Allora, questo l'hanno chiamato, io l'ho tradotto con siero rinnovante, perché era Renewing Serum. E c'è Yaropom, così come lo conosciamo, quindi Achillea e Melagrano. Però qui hanno aggiunto delle cose. E c'è la camomilla, la menta, yuzu, che è un tipo di agrume, e oli essenziali, e penso che sia uno di quelli che non danno fastidio al sole, però ve lo confermo perché non sono sicura, dipende come è stato estratto,
e oli essenziali di cananga. Include anche avocado, semi di jojoba, girasole, di uva, di acini di uva e di argan. E poi c'è un estratto di semi di caffè e melograno. Leggevo ieri che l'avocado è uno di quegli oli, poi se qualcuno lo sa mi può confermare questa cosa, l'avocado è uno di quegli oli che aiutano proprio a mantenere la pelle idratata. Quindi probabilmente è il motivo per cui l'hanno messo qui. Il jojoba, sappiamo, è uno di questi oli che è una specie di cera liquida che va bene, quindi è molto simile a quello che abbiamo sulla pelle. E quindi ecco, hanno aggiunto tutti questi oli molto benefici. E molte persone che hanno problemi di pelle hanno usato questo per trovare molto beneficio, quindi sfoghi, non posso dire nomi più specifici di così, ma capite. Quindi io spero davvero che esca, io non ho questi problemi ma lo voglio provare. Anche perché secondo me profuma, ha un buon profumo questo qui. Quindi può essere uno di quelli da usare anche come dopo sole sicuramente, eccetera. Ok, poi... Beh, c'è tutta una descrizione, scusate, mi ero dimenticata, pensavo di averlo finito qua. Allora, poi c'è l'olio di semi di melograno spremuto a freddo, quindi per andare contro l'invecchiamento. E poi c'è la menta, che sappiamo che è rinfrescante, quindi anche per questo va bene, no? Da usare adesso come dopo sole, in estate, eccetera. E poi ci sono questi oli invece molto lenitivi, come per esempio la camomilla. Non so quanto costerà, E poi tutti questi oli che lavorano sull'idratazione. L'estratto di semi di caffè è uno di quelli che spesso troviamo nelle creme anticellulite, giusto? Quindi magari può servire anche per quello. Non lo so, non l'ho ancora provato, quindi vi dirò, c'è molto da lavorare su di me in quel senso, quindi vi saprò dire. Poi, io adesso questo ovviamente vi sto parlando di due cose che non ho provato, quindi io vi dico quello che ho trovato. Gli integratori hanno dentro gli Yarrow Pom, ma hanno aggiunto delle altre cose. Quindi ci hanno messo l'olio essenziale di semi di sedano, che secondo me anche questo uscirà, perché l'hanno presentato a settembre, quindi vedrete che probabilmente lo presenteranno, cioè ce l'avremo disponibile dopo la convention. Incenso che conosciamo, palma rosa è un tipo di geranio, quindi fa benissimo per la pelle, melissa e curcuma. E poi ci sono estratti di semi di uva e semi di melone, citrato di zinco e vitamina C. E quindi vanno bene per proteggere i tessuti in tutto il corpo, per cui possiamo lavorare sulla pelle da fuori ma anche da dentro. Quindi io non vedo l'ora proprio di provarlo. Che cos'è il citrato di zinco? È un altro antiossidante. L'estratto di semi di uva, anche lui, è un antiossidante. La vitamina C e il semi di uva aiutano alla sintesi del collagene, quindi è proprio un concentrato fortissimo per la pelle questo qui, per cui se vogliamo lavorare sulla pelle è una collezione veramente da provare, secondo me, almeno io ho voglia di provarla, perché anche se mi dico ai 50 anni, cioè qualche cosa, cioè è normale, no? Che qualche cosa si veda, però è bello, no? Vedere che possiamo ancora lavorarci e possiamo fare qualcosa. E adesso, allora, siamo qui, domande, mi piace sempre la sua foto, però adesso posso chiudere
lo schermo, così ecco, lo chiudo perché così vi vedo tutte. Se avete delle domande, delle esperienze, delle cose da dire, se qualcuno di voi per caso ha avuto qualcuno che dall'America gli ha mandato queste robe nuove, anche ce lo può dire, c'è sempre qualcuno che ha queste benedizioni qualche volta. Ditemi voi. Se ce l'avete, però vale davvero la pena provarlo. Era, mi sa, in sconto il mese scorso, giusto? Con il 10%? Sì, uno dei mesi scorsi, né? Sì. Quando ci sono le cose col 10% di sconto, anche se magari ce l'abbiamo, però io le prendo sempre, perché dai. Così. Poi, sì. Qualcuno sta parlando, scusate. No? Ok. Va bene. Allora, se non c'è nient'altro, io spero di condividere con voi questa webvention. Spero che abbiate la possibilità di partecipare. Se non avete mai partecipato a una di queste cose grandi, grandi di Luterra, ma realmente grandi, ovviamente non sarà lo stesso, però vale la pena, perché non è una di quelle cose in cui ti fanno vedere, non lo so, questi che sono diventati ricchi o no, queste robe qua, compra, 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 ma vengono presentate delle ricerche, vengono presentati dei progetti di aiuti, eccetera. Per cui per me è sempre una bella esperienza. Quindi io ho acquistato il biglietto, ma in che cosa consiste poi in realtà? Quante ore? Cioè, sono 3 giorni, ho visto. Guarda, ancora questa cosa non è stata chiarita. Immagino, ora non so loro dall'America come faranno a gestire il tutto, perché ovviamente hanno un fuso orario diverso, quindi staranno svegli di notte, non lo so. Normalmente, quando ci sono le convention, c'è un blocco, diciamo, del mattino, quindi tipo dalle 10 fino a 1, e poi c'è un'ora di pausa e c'è un altro blocco del pomeriggio, tipo dalle 2 alle 5, così. Quindi immagino che sarà una cosa del genere. Immagino anche che ci sarà la possibilità di vederlo anche un pochino in differita. È chiaro che quando uno, cioè, se avessimo tutti avuto la possibilità di essere a Roma in questo momento, o la settimana scorsa quando doveva essere, e quindi cioè, tu sei lì, parti, dormi, sei in albergo, poi fai colazione, vai lì e stai lì tutto il giorno, sei completamente immerso. Adesso, io qui in Norvegia è festa giovedì e venerdì anche, quindi ecco, mi viene preso bene, diciamo, questa volta. Però molta gente, immagino che no, magari lavora, magari abbia delle cose da fare, eccetera, per cui spero che ci sarà la possibilità di guardarla anche in seguito. Normalmente interromperti, sono Alexandra. Sì. Ludovica sulla sua mattino, perché io ero a scuola questi giorni, non l'ho mica guardato quelle robe lì, però ha parlato di un tempo limitato, ovviamente, in 2 o 3 ore di convention al giorno. Ah, ok. E perché, essendo via web, ovviamente penso che ci siano dei tempi e dei pesi di trasmissione non differenti. E poi cosa ha detto anche? Ah, ecco, leggo adesso, guarda. Dunque, qualcuno ha chiesto, ci sarà una registrazione? E Ludovica ha risposto, non ce ne sarà bisogno, i video sono live e visibili fino al 29 maggio. Eh sì, fino al 29 maggio, infatti. Puoi non essere presente e poi rivederti. Tipo io il 21 lavorerò, quindi la prima sarà difficile se lo fanno al mattino, ma loro si svegliano a mezzogiorno, no? Allora, sì, loro sono nello Utah. Lo Utah è 7-8 ore dopo di noi. Quindi normalmente io ho Ioneriche, che è nella mia upline, e lui di solito mi chiama intorno alle 2, alle 3, appena si sveglia.
quindi sì, immagino che a questo punto sarà di pomeriggio. Perciò, se è così, è un tempo veramente limitato e possiamo gestirci bene. Quindi sarà un po' diverso da tutte le altre volte, però dai, vale sempre la pena, no? Poi vediamo cosa succederà. Io avevo comprato anche il biglietto per andare negli Stati Uniti a settembre, ma secondo me anche quella sarà rimandata, quindi si vedrà. Spero per le persone del mio team che riusciamo ad andare a queste convention insieme, magari anche a quella degli Stati Uniti. Cioè, mi piacerebbe vedere tutte voi, ma ovviamente spero che le persone del mio team abbiano la possibilità di avere questa cosa insieme. Ok, vi ringrazio e a questo punto ci vediamo la prossima settimana e ci scambieremo tutte le impressioni per chi ha guardato. Ok? Grazie. Grazie. Graziella. Ciao. 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 Ciao a tutti. Ciao. Ci rivediamo. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.